Oggi vediamo alcuni utensili utili per accendere un fuoco durante le escursioni, il campeggio e tutte le attività all'aria aperta, naturalmente dove questo è consentito e usando la massima prudenza. Utensili grazie al quale possiamo affrontare anche eventuali situazioni di emergenza. Iniziamo con l'acciarino o fire steel, ormai considerato uno degli attrezzi essenziali per ogni kit di sopravvivenza, per le sue doti di resistenza, per poter essere usato in ogni condizione ambientale e la sua durata che può arrivare fin a 12.000 inneschi. Per utilizzarlo basta usare la piastrina normalmente in dotazione o la lama di un coltello e sfregarla contro la barretta in modo da creare delle scintille per poter accendere velocemente un innesco. Innesco che può essere fatto da rami, erba secca, inneschi di tipo chimico o altro. Comodo ed efficace, l'accendino è uno strumento che non dovrebbe mai mancare. Ve ne sono di varie tipologie e caratteristiche, da quelli più comuni in plastica, usa e getta o anche ricaricabili, a quelli funzionanti a benzina, come lo Zippo, con una fiamma resistente al vento, ma sensibile in caso di umidità, fino ad arrivare ai modelli specialistici, con protezione da spruzzi d'acqua, vento e sabbia. L'involucro, come potete vedere, è particolarmente resistente ad urti e shock. La chiusura, molto curata, permette che polvere e umidità non entri all'interno dell'accendino. L'accensione è di tipo piezoelettrica, ed è corredato da un lacciolo per essere maggiormente trasportabile. Non possono mancare i classici fiammiferi, leggeri, comodi, occupano poco spazio e anche se più sensibili alle condizioni climatiche e all'umidità, si possono impermeabilizzare immergendoli nella cera. Inoltre, esistono anche versioni specifiche resistenti all'umidità e modelli resistenti sia all'umidità sia al vento. Un sistema alternativo, ma non meno efficace, è quello di usare una batteria 9 volt, una pagliuzza metallica, la quale messa a contatto con i due poli della batteria, creerà un cortocircuito con la conseguente accensione del metallo.